Salve a tutti, Franz dal vostro Super Corris. Beh raga, permettetemi di dire che emozione poter fare un video di approfondimento di un Gran Premio il lunedì e parlare di una Ferrari vincente. Emozionante e bello pensando quanto tempo è passato dall'ultima volta, più di un anno. Un anno ragazzi è un'epoca enorme per una persona, accadono situazioni incredibili. Effettivamente devo dire che è una grande gioia. Io poi ieri sono stato un po' travolto dalle emozioni durante la gara, poi troppa tensione, rabbia sfogata in maniera come faccio io, assurda, che sostanzialmente mi ha travolto. Poi ragazzi, ieri pomeriggio, ieri sera ho cercato di recuperare energie, ma non ce l'ho fatta. Ho fatto pure una live ieri sera del processo, bella live, c'eravate tutti, ci siamo divertiti, abbiamo parlato. Però comunque ero provato da tutte le emozioni e ho dovuto ragionarci bene sulle cose, perché io dopo, prima di poter parlare bene di qualcosa, ci devo ragionare. Parlare così a bambera non serve. Quindi prima di partire, come al solito, voglio invitarvi a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciare un like, seguitemi sui miei social e c'è la mia raccolta fondi. Super Corris and Friends, link di PayPal in descrizione, potete donare anche un euro. Fine mese facciamo la nostra donazione e vi ringrazierò tutti quanti con nome e cognome, con scritto chi ha donato. Allora, Ferrari ha salvato la stagione, sì. È chiaro che una vittoria ti salva la stagione, contando gli anni in cui Ferrari non ha vinto nelle ultime 15 stagioni, 16 stagioni. 2014, 2016, 2021 e 2020, scusate. Io mi ricordo da quando seguo la Formula 1, Ferrari vincere almeno una gara. Una nel 94, una nel 95, poi l'epoca Schumacher si è vinto sempre. Anche il 2005, dove Ferrari effettivamente ha rischiato di non vincere una gara, si vinse a Indianapolis, in maniera assurda, però si vinse. Una vittoria ti salva la stagione. Perché quest'anno io penso, io dall'inizio ho detto Ferrari rischia di non vincere una gara e durante l'anno vi ho detto è impossibile che Ferrari vinca una gara per il livello Red Bull e per come sta andando male. Vincere una gara in quel modo, in una domenica dove molti non si sono resi conto, ma Ferrari era lontanamente la macchina migliore. Ferrari era una macchina tra le migliori. Io ve l'ho detto venerdì dopo le prove libere, c'è un equilibrio pauroso. Ci sono 8 piloti che si possono giocare il podio. Effettivamente così si è rivelato. Sono venuti a mancare Perez, è venuto a mancare Verstappen per errori di Red Bull, è venuto a mancare Alonso per errori suoi e del team. Effettivamente c'erano 8 piloti che potevano giocarsi il podio, ma Ferrari non era la miglior macchina in pista. La miglior macchina in pista era Mercedes. E c'era un Hamilton che era nettamente il pilota più veloce. Quelli hanno perso la vittoria. E anche la Red Bull, ragazzi, per come ha girato poi in alcuni momenti la Red Bull, se non sbagliava la strategia, poteva vincere anche ieri. Non dominando come al solito, avrebbe dovuto lottare. Se la Red Bull faceva la strategia degli altri, quindi gialle e bianche, avrebbe potuto lottare. Perché Red Bull avrebbe fatto un primo stint molto più veloce, rimanendo attaccata ai primi. Secondo stint veloce e con la Red Bull dietro. La Red Bull non è la Mercedes che fa fatica a sorpassare, come avete potuto vedere. Red Bull col DRS ti attacca e ti sorpassa, quindi siamo stati fortunati in Ferrari di vedere una Mercedes che ha avuto dei problemi, Hamilton ha fatto degli errori, e una Red Bull che ha toppato completamente le strategie, sbagliano pure loro. Altrimenti la vittoria ieri sarebbe stata molto complicata da cogliere, perché Ferrari era la terza macchina in pista, a livello McLaren e Aston Martin, quello era il livello di Ferrari. C'erano Red Bull e Mercedes che erano vetture migliori. Non a caso Verstappen, quando mette le gialle, ha fatto segnare dei tempi inavvicinabili, incredibili. Mostrando, recuperando a Leclerc una marea di tempo, mostrando che se fosse stato più avanti avrebbe lottato anche lui. Ripeto, vincere potrebbe anche non aver vinto, ma avrebbe lottato fino alla fine per la vittoria. Perciò è stata una gara e una vittoria bella proprio perché sofferta, una vittoria che ci ha regalato Sainz, poi ne parliamo. Raga, una delle vittorie più belle che mi possa ricordare di Ferrari, perché ieri Sainz ha avuto un'intelligenza, ha dimostrato quello che io predico da tanto. Sainz è un pilota molto intelligente, che ha una lettura gara come pochi. Perché Sainz, spesso e volentieri, in gara, qual è la cosa, la caratteristica che ha sempre differenziato Sainz? Il fatto di leggere la gara. Io mi ricordo nel 2021 Sainz battere Leclerc in classifica finale, perché non so in quante gare Ferrari gli voleva imporre strategie sbagliate. Lui dice, no, io continuo, c'ho tutto sotto controllo, le gomme vanno bene, continuo.
Stesso Sainz ieri, sentivamo dei team radio, c'ho un secondo di margine, sto andando piano, non sto spingendo troppo, proprio perché stava gestendo la gara in una maniera poderosa. Ferrari, grazie a Sainz, vince questa gara, non l'avrebbe mai vinta. Ferrari che fa degli errori, perché la scelta di mettere Leclerc sulle rosse a me sembrava sbagliata a priori, invece era azzeccata, perché Leclerc parte, supera Russell, che era l'obiettivo, e si mette dietro Sainz. Le gomme tengono, Leclerc riesce a farle tenere, stranamente, perché spesso e volentieri crolla, poi infatti già con le bianche è crollato prima degli altri. Quindi la strategia a monte è stata azzeccata da parte di un team che sappiamo cosa ha evidenziato negli ultimi anni. Zero capacità di fare strategie, zero capacità di fare giochi di scuderia decenti, zero capacità di sviluppare l'auto. Ragazzi, è una stagione dove Ferrari ha portato due specchietti e due pance ridisegnate. Mentre McLaren ha rifatto la macchina tre volte. Mercedes ha fatto pochi sviluppi, ma tutti eccezionali, e che hanno reso la vettura da un brocco a una macchina comunque competitiva su tutte le piste. Aston Martin sta sviluppando anche ora. Red Bull ha sviluppato sempre. Ferrari con due specchiette e due pance si trova qua ancora a competere, ripeto io per l'ennesima volta, grazie al layout di alcune piste e alle situazioni climatiche che vanno a favore. Perché Ferrari, secondo me, sulle piste pesanti, dove c'è un gran caldo e ci sarà Messico, Brasile, Austin, ce ne saranno, dovrebbe andare in sofferenza. Ora qual è il discorso? E già Suzuka lo vedremo, perché secondo me ci sarà un ritorno veemente di Red Bull. Ma intanto noi gli abbiamo fatto vincere tutte le gare e siamo portati a casa una vittoria in una stagione dove non speravo mai. Era molto più forte la Ferrari 2021, per assurdo. La Ferrari 2021, ragazzi, era una macchina che meritava di vincere 4-5 gare. Se non fosse che non è stata sviluppata mai, lo disse Binotto, disse noi, per fare la macchina 2022 competitiva. Il 2021 abbiamo fatto l'auto, non l'abbiamo sviluppata mai. Era una macchina che, con la bontà del progetto che era stato realizzato, avrebbe potuto vincere 4-5 gare con gli sviluppi. Non a caso, fino a tre quarti di stagione era molto competitiva. Rischiò di vincere in Russia, rischiò di vincere a Monte Carlo, rischiò di vincere a Silverstone, rischiò di vincere parecchie gare. Questa di quest'anno è una macchina molto più scarsa, nessuno avrebbe pensato poteva vincere un gran premio a questo punto della stagione. Però Ferrari cosa sbaglia con Leclerc? Vabbè, entra nei box, c'è la safety car, quella è stata una cosa assolutamente da fare, perché se fosse stato fuori Leclerc sarebbe stato superato da tutti. Io imputo a Ferrari il fatto che Leclerc non viene fatto rientrare quando poi arriva la virtual, che è vergognosa. Anche ieri, non so se vi siete resi conto, FIA ha provato a levare la vittoria a Ferrari e regalarla a Mercedes, perché dai la safety car all'inizio per un incidente di Sorgian che sbatte, sono due detriti così in pista, anzi pure fuori traiettoria, perché Sorgian quando impatta col muro è fuori traiettoria, non è in traiettoria, va lungo. Sono due detriti in pista che manca in traiettoria e si chiama la safety car. E io ve l'avevo detto in un momento che la Red Bull era un po' in difficoltà, e io vi avevo detto, è vergognosa questa scelta. Perché chiamarla safety car? Non si chiama la safety car con Ocon parcheggiato all'uscita del box in piena pista. Non si chiama, tutti quanti ci siamo resi conto che quella era una safety car. Cosa sarebbe cambiato? Con la safety car tutti potevano entrare a fare il pit stop. Perché se entri, comunque cambi le gomme ed esci vicino, perché la safety compatte il gruppo, là pure Sainz poteva fare la sosta. Perché? Perché magari le Mercedes continuavano, sarebbe uscito vicinissimo Sainz alle due Mercedes, comunque avrebbe potuto riattaccare, avrebbe potuto rigiocarsela. Ferrari c'ha una buona velocità di punta, avrebbe potuto risorpassare le Mercedes con le gomme fresche e comunque avrebbe ricompattato il gruppo, sarebbe stato buono per chi appunto aveva da fare il pit stop. Anche Leclerc avrebbe potuto fare la sosta. Invece no, si chiama la Virtual Safety Car. È chiaro che Sainz in quel momento è stato tagliato fuori da tutto, perché se entrava la Mercedes continuava e Sainz avrebbe dovuto fare quello che ha fatto la Mercedes: mettere le gomme più morbide, le gialle, e provare a recuperare, e non è detto che ci riesci. Al momento che è stata detta la virtual, Sainz è stato costretto a rimanere in pista e le Mercedes hanno potuto fare il pit stop. Quindi è stato fatto ad hoc, sapendo che Mercedes era veloce sul passo gara, avrebbe recuperato. Non gli è riuscito il giochetto perché, grazie a Dio, Sainz è stato più furbo a fine gara. Però anche ieri hanno provato a dare la vittoria a Mercedes. Io sono certo che da qua a fine stagione a Mercedes una gara gliela fanno vincere, come ho detto l'anno scorso. Quello è il contentino che danno sempre a Mercedes perché partecipa alla Formula 1 ed è sponsor di tutto quello che c'è in Formula 1. Là, Leclerc, perché non fa il pit stop quando c'è la virtual? Tanto Leclerc, ragazzi, perse per perse, sarebbe comunque arrivato fuori dal podio. Là era a podio Leclerc, ma
evidentemente tagliato fuori. Perché non c'aveva il vantaggio che aveva Sainz e che aveva Norris. La Leclerc doveva essere richiamata in box e lottare in pista con la Mercedes. Anche se fosse uscito dietro, comunque ti potevi lottare in pista con la Mercedes, con le gomme nuove. Ferrari decide di tenere Leclerc fuori perché spera che Leclerc faccia da tappo. A quel punto era evidente che Sainz non si poteva riprendere più. Leclerc avrebbe dovuto fare da tappo, ma è stato un errore banalissimo. Perché sapevi che Leclerc con le bianche non poteva tenere, anche perché Leclerc in quel momento già iniziava a parlare alla radio di macchine che si surriscaldava, di gomme che andavano, che perdevano aderenza. Già era in crisi. Farlo continuare con una Mercedes che è arrivata e l'ha superato subito. Quanto mezzo giro è riuscito a stare davanti Leclerc. È stato l'ennesimo errore di strategia Ferrari. Ieri non è stata la vittoria della Ferrari, ragazzi. Questa è una vittoria da mettere alla voce Carlos Sainz. Perché ieri solo la furbizia enorme di Sainz, ma avete detto Leclerc avrebbe fatto la stessa... No, non l'avrebbe fatta Leclerc, perché Leclerc quando corre non c'ha l'arguzia di Sainz, ma non ce l'hanno neanche tanti altri piloti. Io ho detto Sainz è quel pilota furbo e intelligente che con una visione di gara che hanno pochi, che aveva Prost, che aveva Lauda, riesce a fare cose che magari molti altri non fanno. Io ho sempre detto Russell è così, però Russell ultimamente si sta sfasciando completamente, ci sono piloti così. Però, chiaramente, quello che ha fatto Sainz, ragazzi, non l'ho visto fare mai a nessuno in Formula 1, in qualsiasi epoca. È stato intelligente. Ma Gilles Villeneuve, quando vinse nell'81, là, non era la stessa cosa. Perché Villeneuve fece da tappa a tutti in una pista dove era difficile sorpassare. C'aveva una grande velocità di punta la Ferrari ed è riuscito a tenersi dietro gli altri. Sainz poteva andare di più. Rallentava lui appositamente per tenersi Norris vicino. È stata una genialata, sapendo che Norris si poteva attaccare, sapendo che Norris poteva essere sorpassato. E là erano cazzi, perché poteva pure dire Sainz stupidamente: io scappo, provo a fare la lepre. Quando passano Norris speriamo che perdano tempo e dopo cerco di scappare. Avrebbero ripreso. Quindi ieri è stata la vittoria di Sainz, che ha salvato una stagione Ferrari che sarebbe finita probabilmente a 0 vittorie e con tanti rimpianti per comunque una macchina che abbiamo visto anche la Haas, ragazzi, che è la Ferrari dell'anno scorso. Continua ad andare bene, arrivate decimo, sì, con dei ritiri e degli svarioni. Ma ragazzi, siamo venuti da un 2022 dove abbiamo avuto probabilmente la miglior macchina in pista quasi per tutto l'anno, salvo Rubberia e Red Bull. Era inaccettabile quest'anno vedere una stagione con una Ferrari così scandalosa e che per l'ennesima volta ha dimostrato che non riesce a fare due macchine competitive per due anni di seguito. Vediamo a Suzuka, mi aspetto una Ferrari un po' più in difficoltà, ve lo dico subito, perché è una pista più complicata a Suzuka, ci vuole più carico aerodinamico, per quanto ci sono bei rettilini che ti possono permettere di sfogare i cavalli e la velocità di punta, però ci sono anche le curve dove là ci vuole la macchina, quindi mi aspetto un ritorno Red Bull. Fate le domande sulla community, io ho fatto un post sulla community per le domande della settimana che usciranno o giovedì o venerdì, vediamo. Poi niente, raga. Orgoglio, gioia, poter commentare una vittoria Ferrari di questi tempi è qualcosa di emozionante. E tutti quanti siamo commossi, tutti quanti volevamo piangere, tutti quanti abbiamo gioito perché davvero ce lo meritavamo tutti. Mi ha fatto ridere Vanzetta, se lo merita Sainz, no, ce lo meritiamo pure noi tifosi che siamo stati qua a seguire tutte le gare, tutte le prove libere, tutte le qualifiche e non abbiamo mai potuto gioire. Ce lo meritiamo anche noi. Ciao, vogliamo.